da dove oggi qui in compagnia con me Pasquale dice pizza per te e tutto lo staff. Ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate le info di questa pizzeria che oggi vi ho ospitato qui. E ragazzi, per fare una cosa fantastica, ovvero pizze americane fatte da pizzaiolo napoletano. Sì. Quindi oggi ti faccio entrare a patria, però non ti preoccupare. Io ci metto gli ingredienti, tu l'importante me la impasti, sì. me la gestisci tu nel forno, che queste cose, sai, sono piccoli dettagli che non li so fare. L'ultima volta ho fatto una pizza con un hamburger, ci ho bruciato tutto cosa a caso, quindi mamma non ti preoccupare, non faccio tanti. Cominciamo subito, sì. E andiamo a preparare le pizze. Allora, il signor Gaetano ci ha preparato le pizze, dopo Pasquale le infornerà, ma adesso tocca a me, ragazzi, fare i macelli. Quindi cominciamo subito con la prima pizza. Allora Pasquale, la mia prima idea è di fare questa pizza bianca con cipolla, normale, salsiccia e salsa barbecue. Eccoci qua con la cipolla, ecco qua. E ora Pasquale, il tocco di non classe, ragazzi, quindi salsa barbecue. Oh, fa quasi impressione. Sì. E già metto tutto, tanto ho visto che i video americani abbondano, no? Sì. Quindi abbondiamo pure noi, sennò poi ci chiamano dirchi. Ok, abbondante di salsa barbecue, è finita pure. Prima pizza fatta. Ragazzi, come seconda ricetta ho visto una pizza stranissima, la pizza con la banana e il topping a cioccolato. Qui veramente, ragazzi, siamo proprio all'inverosimile. Pizzaiolo, non mi dire parolacce. Pizza alla banana e il topping. Vabbè. Lui in realtà dentro mi odia, però finge di volermi bene. Gli sto facendo fare delle pizze che sono un insulto. Quindi ragazzi, pronta la pizza con la banana e adesso ci vuole il tocco di magia, il topping al cioccolato. Cioè ragazzi, una pizza con il cioccolato sopra. Che poi non so se si mette prima o dopo la cottura, ma io vado per sicurezza prima. No, in realtà ho visto un video che la mettevano prima, quindi la andiamo a cuocere dentro. Questa sarà il dolce, questo è il dolce pizza ragazzi. E ovviamente abbondo sempre, che tanto però... Come terza pizza, ovviamente ve l'aspettavate tutti e non poteva mancare la famosa hawaiana. La hawaiana la facciamo in versione napoletana. No, non si può dire questa cosa, mi insulterete tantissimo. La faremo margherita con pezzi di ananas. Cioè ragazzi, questo è veramente l'insulto alla pizza. La scuola, non lo piangi. Tu fa sulla margherita, ce la metto io l'ananas. Tu non guardare. Okay. Allora ragazzi, sto per farlo. Pizzaioli napoletani del mondo, chiudete il video qua. Andiamo a mettere l'ananas. Poi ce ne metto assai, tanto ormai l'abbiamo rovinata, quindi andiamo a mettere l'ananas sulla pizza. Mi raccomando, non fatelo a casa. Ragazzi, non lo fate a casa. Non ci provate manco per scherzo. Ok. Ragazzi, come ultima pizza andremo a fare, questa è quella che mi sembra più buona di tutte, ovvero pancetta, provola, mozzarella e uovo intero. Cioè, a parte l'uovo, è una pizza normalissima. Quindi tu fai la pizza normalissima, sì. Pasquale, io ci penso a mettere l'ingrediente speciale. No. Adesso ragazzi, andiamo a mettere l'uovo sopra. Uovo e zac. Non sono così bravo. Guarda, gli ultimi due te li faccio mettere a te. Te vedo più professionale, vai, va. Non sono così bravo a spaccare le uova. Vedi, ecco, il risultato deve essere questo. Vi ripeto, non lo fate a casa. Sono le pizze, sì. Abbiamo bisogno dell'ultimo ritocco qui, ah, con zucchero a velo. Io mi permetto, sì, sì,
questo è il dolce, quindi questa qua la assaggiamo per ultima. Sì. Allora, le nostre pizze, ragazzi, sono qua. Già, allora, la pasta, ragazzi, complimenti agli artisti, va detto a Gaetano, a Pasquale, complimenti veramente. Venite a provare la vera pizza. Qui a C'è Pizza per te a Tufino, mi raccomando, ragazzi, venite ad assaggiare, perché l'unica cosa bella è sta pizza, mi permetto, è l'impasto. Voi vedete adesso quello che ci ho buttato io sopra, lasciamo perdere. Però non partiamo da partito preso, andiamole a provare. Vai con l'assaggio. No, io l'ho sempre sognato di fare questa cosa. Signora, ve le taglio? Ok. È una cosa che... anzi, sembrava più facile quando lo vedo qua da voi, eh. Perché è così? Dicevo, il spaccato là non è in tre parti. A me è più bella, bella. Allora, ragazzi, mi sono permesso di chiamare un po' di assaggiatori, perché comunque il parere di uno solo poi dici che è di parte, quindi abbiamo qui con noi Benedetto Gianluca. E Gianluca, ragazzi, quindi Antonio. Antonio, come a me, sei bombero? C'è il 1%? Allora ti faccio mangiare pizza. Anzi, la schifo pizza. Questa si chiama la schifo pizza. Allora vai, a te l'onore, cominciamo, vai. Ragazzi, partiamo dalla prima pizza. Questa è... Prendi. Cipolla, salsicce e salsa barbecue. Fammi sapere com'è. Mmm. Sembra un panino. Sembra un panino. Ragazzi, favorite, non mi piace. No, io non mi piace. Non mi piace. Mi piace la pizza. Allora, pizza non è, nel senso, la salsa barbecue non è pizza, però sarà pure l'impasto, ma è troppo. Mi piace, è buonissima, dai, no, buonissima però buona. Mangiabile, ragazzi. Voto da 1 a 10, quanto gli diamo? Io personalmente 7, ma stupito. 7 e mezzo. 8. 8 e mezzo. Cioè, sempre, una cosa. 9. No, 10. Pizza con salsa barbecue approvata. Andiamo avanti. Ora, ragazzi, viene il momento della pizza che tutti dicono che fa schifo. Abbiamo la pizza con l'ananas. Ok? Ci siamo. Assaggiamo. Ce l'hai coraggio. Partiamo con l'assaggio. Mi raccomando, l'ananas. Allora, io parto il primo specchio. Non l'ho toccata ancora l'ananas. La margherita è il numero uno. Sulla margherita si giudica il vero pizzaiolo. Io vi giudico il numero uno perché è buonissima. Però adesso viene. Ah. Ma come si mangia di mangiare sta pizza? Cioè, ragazzi, quando toccate l'ananas, o direte l'America. Io capito, ma a me c'è il numero. No, io non ce la faccio. Ce ne andiamo. Pizza con ananas, voto 3. Anzi 2, anzi meno 1. Cioè, americani, non so come va mangiata la pizza con l'ananas, ma è veramente una cosa inconcepibile. Senti, questa qua è quella che a me mi attira un po' di più. Mangi tutta proprio la mozzarella e l'uovo intero. Allora, io parto subito con questa dove c'è l'uovo intero sopra. Prego, favorite pure. A me se non capolavoro. No, questa la metti in menù. Questa la dobbiamo mettere in menù. La mettono su questa. Questa sarà la pizza Tony Tubo. L'uovo è un po' pesante, però. Fa la carbonara. Pizza carota. Ragazzi, personalmente voto 10 e lode. Approvato. 10. 10. Quindi se venite qui e volete la pizza Tony Tubo ve la fanno. Ok? Sì. Promessa fatta a me. Venite qui alla pizzeria, c'è pizza per te a Tufino, vicino alla piazza. Dite, voglio la pizza Tony Tubo e ve la fanno. Siamo arrivati al momento del
dolce tra molte virgolette, e abbiamo la pizza con banana e cioccolato. Oddio, che pressione. C'è l'ultimo qua? Non lo so, sembra che c'è il suo perché, però cioccolato e banana teoricamente da soli vanno pure bene, però non lo so, sulla pizza ragazzi, io questa la boccio però con un 4, perché alla fine magari ai vegani, ai vegetariani c'è il suo perché, no? Mangiate la banana sulla pizza, però no, tu gli dai 6? Perché non la tende a mangiare? Questo modo la fisci a mangiare tu. Vai, dato che gli dai 6, o te la mangi veramente. Allora ragazzi, ringrazio la titolare Nicoletta, ringrazio tutto lo staff della pizzeria C'è Pizza per Te qui a Tufino, venite a trovare ragazzi, una pizza fantastica, poi abbiamo messo in menù la pizza dove tubo, quindi noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando raggiungiamo 20.000 mi piace per una prossima sfida qui in pizzeria. Da Tori Tubo è tutto, ciao belli! Tori Tubo Re.